Ragazzi, questo dovrebbe essere il primo episodio che state vedendo durante il giorno. Nello scorso episodio abbiamo attraversato il ponte che porta a Killford. Abbiamo battuto il tendiero ancora una volta. Abbiamo battuto Azuga. No, Azuga sì, che deficiente. Stiamo andando a battere Azuga. Abbiamo battuto Hop. Scusate, volevo dire quello, ma c'è avuto un lapsus. Cioè, in mente che dobbiamo andare da Azuga e quindi ho detto Azuga. Vabbè. Stiamo andando a Killford per battere Azuga. Infatti, abbiamo battuto di nuovo il Tiel, che è col caccia che ha ascoltato Mary circa quando gli ha detto: mi raccomando, ragazzi, non rompete le scatole agli altri. E Hop, che sul ponte ci ha sfidato perché voleva vedere chi è più forte tra i due. Ora che avevamo una medaglia a testa. Ciò che conta è concentrarsi sui punti di forza, proprio i difetti, basta ignorarli. No, non si fa così. Bisogna tenere conto di tutto, signora Valentina. Dovrebbe. Lei è una leva Pokémon, dovrebbe sapere queste cose. Se lei c'è un Pokémon debole, tipo Erba, non può mandare incontro ad un Pokémon di quel tipo lì, anche se conosce la mossa potente contro lo stesso tipo che ne so, la mossa di tipo volante. Parlando di mossa di tipo volante, Yon. Vubat è il prossimo, cambia con Samuel. Non mi ha confuso, meno male. Di solito sono sfigata. Oh, finalmente Tina raggiunge il livello 25. Siamo pronti ad assistere alla sua prima evoluzione. Accetta la sconfitta per quello che è, senza dare troppo peso. Sì, pensa ad aver preso invece i difetti dei Pokémon, ecco. Ovviamente il nostro girino si evolve in una rana. Naturalmente. Oh. E signore, finalmente Tina si evolve in Palpitoad, ottenendo il tipo Terra e divenendo debole solo al tipo Erba. Mamma mia, ragazzi, che bella combo. Pokémon vibrazione tipo acqua terra. Indebolisce la preda con onde sonore in grado di causare emicranie e poi la cattura con la sua lingua appiccicosa. Madonna. Ah, quindi mi state dicendo che le palle che in testa Papito rimandano ad uno stereo? Si produce adesso no, eh? Sapete che non ci ho mai fatto caso? Intanto qui c'è un Farfetch'd di Galar. Vedi che la faccia è proprio fiera. Non è per nulla come quello classico. Di Kanto. È completamente diverso. E poi mi state dicendo che qui, e qui mi state dicendo che crescono Poggi altri 2 metri? L'ho detto che è un tipo fiero. Sa meglio che levi di qui il buon George, eh? Via, Typhoon, veloce. Sperando che non abbia mossa di tipo volante. Ma dovrebbe essere un tipo lotta questo Farfetch'd. Quindi tipo lotta contro tipo lotta. Ma allora che poi pupille. Che faccia brutta. Brutta nel senso buono, eh. Vai, breccia, vediamo se non lo devasta. Signori, lo devasta lo stesso perché Typhoon è potente. Scusate, ora vado a dare un'occhiata alle statistiche di Typhoon, quanto cazzo sono salite e quanto si è evoluto. Passi da gigante in tutti i sensi. Allora, Typhoon, carissimo. Che c'è fuori la sciabra che potenza i mossi tipo normale, non le passa. Attacco 65. La difesa è rimasta quella di prima. L'attacco è aumentato tantissimo invece. È andato a valorizzare l'evoluzione per appunto la statistica di attacco che già era alta. L'ha valorizzata ancora di più. Che esti tu a noi, ma le Pokémon mi dà una bella mano nel lavoro.
La trasferta di Fabiola, donna in carriera che c'ha la faccia, che c'ha la bocca a mo' di gatto. Oh, Krogank, doppiamente debole, tipo psico, ma non ho nessuno che si gioca le mosse tipo psico, quindi spennata solita. Attenzione, provocazione, ma tanto io faccio usare solamente mosse di tipo... Avete capito? Offensivo. Sono sempre più bravo del mio Pokémon, che a sua volta è più bravo di me. E dove siamo arrivati? Dovremmo essere arrivati a Kirifondo. Sì, eccoci qua. Oh, città portuale. Vivace città portuale, meta di numerosi visitatori per il suo mercato e il suo rinomato ristorante. Ho visto un mucchio di gentaglia là avanti, però prima accetto i Pokémon. Chissà perché fenomeno Dynamax si può osservare solo a gara. Pensa che nemmeno la professoressa Flora è arrivata a capo di questo mistero. Ci sarà qualcosa che lo genera, geniacci. Non esagero quando dico che il presidente Rose è l'artefice dello sviluppo di Galar. Che bello vedere che i Pokémon che bello vedere i Pokémon che la gente porta qui. A proposito, posso fare acquisti? Ho acquisti un po' di super pozioni che ne ho poche. 20, una ventina. Le Megaball anche. 20 Megaball, perfetto. Posto. Revitalizzanti ne ho 14, va bene, basta. Allora. Di cui consegnare la mia squadra, signorina, perfetto. Manca solo Samuele che si deve evolvere ancora per la prima e ultima volta, tra l'altro. Però ripeto in piega perché, come ho detto, è la prima e ultima volta quando si evolverà lui. Quindi, cioè, per lui sarà la prima e l'ultima volta. Quindi, vabbè, ricapitolando, parlando di evoluzioni. In ogni caso, non posso salire sulla bici. Scusatemi, sono abituata ad aprire la mappa con più. Ci mancano ancora un'evoluzione di George, un'evoluzione di Hon, Typhoon è a posto, un'evoluzione di Tina, Samuel ha detto che la sua sarà la prima e l'ultima, e Ross è un'ultima evoluzione di Costanza. Dobbiamo vedere i nostri Pokémon evolversi ancora per 5 volte, cioè dobbiamo vedere ancora 5 animazioni di evoluzione. Che succede qui? Sono spiacente, ma in questo momento il presidente è impegnato. Vi prego di lasciarci passare, largo, largo. E va bene, salvo un'ultima volta. Presto, presidente! E vabbè. Ci si vede, promette che gli farò un autografo. E vi regalerò anche una mia carta della Lega Pokémon. Mi sono dimenticato. Ah, no, aspetta, non era la voce questa. Non era questa voce che gli facevo, era questa. Era questa qui. Era questa, scusatemi. Olive, non ti sembra di essere stato un po' troppo duro con i nostri fan? Ma non ti ho trattato con estremo riguardo. Del resto dobbiamo tutto alla gente. Ne sono consapevole, è per questo che dobbiamo continuare a impegnarci costantemente per loro. Presidente Rose, anch'io farò tutto ciò che è il mio potere per essere utile. Ah, aspetta, tu eri... Beat. Ah, già, Beat. Sono lieto di vedere che hai fatto tanta strada dal giorno in cui ti ho regalato un Pokémon. Chissà chi riuscirà a spuntare nella stella delle palestre. Tu o uno degli allenatori sponsorizzati dal campione? Ha tutta la mia gratitudine per aver riposto la sua fiducia in me, Presidente. Le prometto che non la deluderò. E ora, con il suo permesso, via. Mamma mia, quanto mi sta antipatico Beat. Antipatico fino alla fine. Anche se lui magari ha uno sviluppo, naturalmente, verso la fine del gioco, come Hoppe, insomma, un po' tutti gli altri, mi sta comunque antipatico. C'è sempre quell'atteggiamento per farlo, fino alla fine, che mi sta sui coglioni. Ma guarda, Giada, sono curiosissimo di scoprire come mai Dante ha scelto di sponsorizzare proprio te. A proposito, ho appena avuto una delle mie idee geniali. Presto affronterai la capopalestra azzurra, vero? Vieni a trovarmi quando avrai conquistato la sua medaglia e festeggeremo la tua vittoria con stile. Sarà l'occasione perfetta per conoscerci meglio. Presidente, dobbiamo andare.
Mettercela tutta per il glorioso futuro di Gar. Va bene? Ricevuto. Il presidente ora si è creato famoso ristorante Franci Frutti di Mare. Vai a ottenere la medaglia acqua e raggiungici lì. Non faccio aspettare troppo. E va bene se c'è la fila ragazzi degli allenatori, però. Allora. Guarda quella gente fila. Presidente, oh, sono autografo, per favore. Deve essere una fatica battere azzurra, una fatica risolvere il puzzle, dato che. Esploriamo un po' la città, ragazzi. Ehi, ciao, vendo rimedi naturali, sto ancora in brand, ma ciò che offro è di ottima qualità. No, grazie. Grazie, sempre al tuo servizio. Quando si cucina tutti insieme, non importa se viene fuori qualcosa di immangiabile, tanto ci si ride sopra. Sì, però ti tocca mangiarlo. A questa barcata di dischi si trovano delle vere e proprie rarità. Senti che profumino intenso, che dici di iniziarti con qualche fragranza esotica? Rosa aroma, mela aroma. Ah, potenza le varie mosse, vabbè. Niente aroma, grazie. Fare shopping significa essenzialmente abbandonarsi alla propria indecisione. La Madonna, che bello. È per questo che non mi piace, ragazzi. Io non shoppo. No, sono seria, io non vado a fare io quando vado a fare io quando vado in un negozio, perché so già quello che voglio prendere, io vado lì perché voglio prendere una cosa. Non sono la tipa che si perde a fare shopping. Mi spiace, però non ce la faccio. Se io vedo una cosa poi la voglio prendere e non la prendo, poi ci sto male. Io se vado in un posto ci vado perché c'è qualcosa da prendere. Fare shopping significa andare a guardare e anche non prendere magari qualcosa. Io mi spiace, non sono fatta per lo shopping. Se mi levo tanto adesso la sfida delle palestre sarà posteggiata. Credici, io ci ho messo 10 anni per riuscire a giocare bene a Pokémon. Ciao, perché sei catturato un mincino? Che ne dici dello scambio? Ti offro il mio cotton lì. Va bene? Oh, che bel mincino, sicura di volermelo dare? Sì, tanto ne troverò un altro. Spero che il suo cotton ci abbia un nome decente. Ce l'ho visto adesso che fa fionda, va a fionda lo scambio. È arrivato Batuffolo. Non è lo stesso nome del cotton di bianco, no, è un altro, vabbè. Pokédex. Pokémon Cotton Palla, tipo erba folletto, si difende creando una nuvola di cotone, a volte viene trasportato fino all'altro capo del mondo dai tifoni. Grazie mille, ho sempre voluto avere un mincino, gli vorrò bene come un figlio. Ora che ci penso, io c'avevo già la pietraforia per ottenere l'evoluzione di Cotton. Ce la posso fare? Sì, posso andare lontano. Sì, cammina fino alla fine della strada, dico. È vero che nel cuore totale, è vero che le posso entrare nelle case, me ne stavo dimenticando. Aspettate. Ehi, quanta gente che possiamo far visita. Ci può entrare, tanto tutti qua c'è le porte aperte. Cavolo, ce ne fanno un baffo della privacy. Anch'io ho la carta della Lega Pokémon di Dante di campione. Ok. Qui entrare nelle case servirà perché c'è una missione secondaria con cui si ottiene il fortuno nuovo. Quando la professoressa Flora ha presentato le sue ricerche sul fenomeno Dynamax, c'è stato un grande fenomeno fermento in tutta gara. Ah, lei che si fosse scoperto che da cracker genetica, eccetera, eccetera. Oggi giornata magra, però mi tocca comunque pulire gli strumenti da pesca. E lucido sempre ben benino per attirare più Pokémon, ma oggi proprio non me ne hanno voluto, non ne hanno voluto sapere. Ciao signorine, quando mamma e papà sono via siamo noi a tenere d'occhio la casa, però non siamo soli, sai, i Pokémon ci fanno compagnia, anche se amano nascondersi. I Pokémon ci proteggono dalle persone cattive, sai? Sì, lo so molto bene, ma l'ho fatto la pelle più volte nelle varie reincarnazioni che ho avuto nel mondo dei Pokémon tramite i vari avatar. Ciao signor, salve. Che ci sa fare con la pesca deve necessariamente essere anche un buon allenatore. Deve sapersi adattare istantaneamente ai cambiamenti repentini del mare. La pesca va esercitata con moderazione, se non si vogliono far sparire tutti i Pokémon del mare. Scendiamo di qua. Mi aspetto grandi cose da te e da tutti quelli che passano di qui. Va bene. Non è facile distinguere i Wooper femmine dai maschi, tu sei capace? No.
Cioè, voi gli chiedete se è un maschio o una femmina, magari capiscono, boh, che ne so. Se un capo palestra non si dimostra all'altezza, ti accetta la divisione minore, che è questa, che stiamo facendo adesso, cioè le prime tre. La mia mamma cucina delle cose buonissime. Spero, però, mi piace, però, mi piace anche mangiare al ristorante. Stazione. Intanto vediamo anche la stazione. Non c'è nessuna stazione qua. Alla fine non c'è bisogno di lottare davvero. Per divertirsi basta immaginare sulla sfida e si vuole la lotta della propria mente. Non sarebbe bello se ci potesse sfidare sui treni per passare il tempo? Dico che nella lontana regione di Uni ma si può lottare in metro. E beh, è proprio una delle mete turistiche principali, la metro lotta di Shirokopa e di Unima, carissimo, per gli allenatori stranieri. Cioè, qui allenatori stranieri vengono a Unima forse solo per quella, però vabbè. Perché dicono, chissà che figo deve essere lottare in treno, però vabbè. Immagino che gli allenatori quando viaggiano, tipo a Unima, come tipo per le vacanze, come tappa si mettono Shirokopoli e poi metro lotta. Per fare un giro, una giornata lì. Un pomeriggio, che so. Dicono che Azzurro è la tipa stoica. Sai cosa significa? Che la sua missione è difficilissima. Mi ricordo di quando ho partecipato anch'io alla sfida delle palestre. Alla sfida delle palestre. Purtroppo non sono riuscito a ottenere la medaglia acqua. Mica, hai fatto molta strada. Cioè, una medaglia poi, insomma, basta. Sarà una sfida palestre, vero? Se cerchi a capo palestra Azzurro, la farò. Prosegui in direzione del mare e la troverai. Ricevuto. Beh. Mi manca solo questo punto da vedere. Cosa c'è qua? Posso pescare! Posso pescare! Posso pescare tantissimi punti! Ah, c'è la Pokéball. 5 rete, poi. Vai, pesca! Proviamo a pescare, sì. Solita storia quando vedo il punto esclamativo. Poi mo'. E la passo un. Un Arrokuda! Che è un Barracuda! Agosto! No, scherzo, non so per cosa stia Argo. Velox Ball, vai, ne ho ancora 52. Cattura critica! Mamma mia, era il colmo se non lo prendevo. Se non lo prendevo era proprio il colmo. Livello 24 per Rossella. Oh, finalmente c'è Zeko. Ah, Arrokuda, Pokémon di tutta la generazione, è il Pokémon carica di tipo acqua. Va orgoglioso della sua mandibola appuntita. Appena nota il minimo movimento, parte subito all'attacco. Ok. Via nei box, carissimo. A quanto sta con Pokédex con i Pokémon registrati? 49, 49 su 400, beh. Ho visto 82, ma va bene. Per sbloccare le pagine basta vederli poco, per completare bisogna catturarne almeno uno. Galar è un'isola enorme, i fari sono sempre stati molto importanti, io sono tuttora, io e lo sono tuttora perché guido le navi. Chissà perché ad Azzurra piace così tanto il faro, perché è bello. Qui intanto ci è. L'estate di due Pokémon che si dice abbiano protetto il faro. Sapete giudicare dalla forma di questi due Pokémon, che sono le due evoluzioni di Toxel, tra l'altro, piccola anticipazione, penso aver capito a cosa si siano ispirati, a quale Pokémon si siano ispirati per disegnare quella strana figura Jogglypuff a tarpi. Cioè, hanno disegnato uno di questi due Pokémon delle maxizzate, perché c'è la cresta, c'è la coda appuntita, sì, forse probabilmente erano questi. Peccato che non si possa salire sul faro. Allora, lei dovrebbe essere azzurra, sì, è lei. La riconosco. Se è una sfida palestra, non è vero? Hai indovinato. Sei sponsorizzato dalla Dandel, no? Sei diventato una mezza celebrità fra i capi palestra. Tieni, mia cara VIP, così anche tu saprai qualcosa di me. Mi turba che ogni tanto non muovano la bocca quando parlano. Oh, la carta di Azzurra, ragazzi. Bene, ti aspetto allo stadio di Kilford. L'unica cosa che amo più della pesca è la bella lotta Pokémon. E non vedo l'ora di sfidarti. Vai, signori, poi dopo c'è il tempo anche per registrare un altro episodio, perché questo è il terzo che registro oggi. Siamo a 20 minuti, ormai Azzurra la battiamo in questa puntata. E il Pokémon protagonista mi ha detto essere Giorgio, che è già in prima fila, perfetto. Il protagonista di questa palestra. Bene, c'è sempre Bollino qua, parliamo di. E là, chi si vede? Che sono? Che domande? Sono io, il tuo affezionatissimo Bollino. Ma quello è un uomo!
Congo la palla a balzo per regalarti una Pokéball davvero irresistibile. La rete ball. No, l'esca, buona attenzione. Perché ha detto irresistibile, quindi l'esca. Funziona bene con i Pokémon pescati con l'amo. A cosa serve l'escapo? Non lo sai? Guarda che esco, me ne vado. Scherzo, serve a catturare più facilmente i Pokémon pescati. Consigliatissimo per chi ama i Pokémon di tipo acqua. Pazzesche le Pokémon, vero? Ce ne sono davvero per tutti i gusti. Uno sfidante, dicono tutti. La bellezza azzurra sta tutta nella sua forza. Saper cogliere l'attimo è fondamentale quando si tratta di Dynamax. Vale la pena considerare bene quale Pokémon schierare per resistere agli attacchi della maxizzata di azzurra. Perché per arrivare dalla capo palestra devo risolvere un enigma? Forse vuole testare la capacità intuitiva degli sfidanti, vuole vedere se sono anche cervello oltre che muscoli. Giada, riuscirai a sconfiggere Azzurra, vero? Promettimelo, lei è una sfida palestra che resta, mi pare, fino alla fine. Benvenuto sfida palestra, cominciamo subito con i preparativi per la sfida, certo. Bene, prima però indosso la divisa, sì. Vado agli spogliatoi. Perfetto, eccomi. Oh, la divisa ti sta a perfezione. Ok, ora puoi iniziare la missione. Ah, prima che tu vada, ricorda che durante la missione non puoi usare il box Pokémon. Va bene. Ce l'hanno ribadito adesso, non me l'ho detto prima. Oh sì. Hai il costume da bagno, tra l'altro, è la Leatrice, palesemente. Oh, vai di coppi capi, che bello. In realtà è apparentemente difficile. Salve Cicerone, la missione della palestra di Clifford consiste nel superare gli abiliti e raggiungere il traguardo. Delle cascate d'acqua ti sbarreranno la strada. Come farai a passare? Beh, se per premere quel pulsante rosso lo scoprirai. In base al colore indovinato un po', cambia il tubo che apre e chiudi. Ebbene che all'inizio della missione i tubi che apri e chiudi, perché ci sono più tubi rossi, gialli e blu. Vai, prima sfidante intanto. Benvenuto allo stadio di Clifford. Lasciati inondare dall'eleganza delle mie mosse di tipo acqua. No. Che basta. Alice, che guarda all'orizzonte, manda come una subbol tipo. Ti vedo carico, George. E Alice l'abbiamo battuta. Boccheggiamo come tipo fuori d'acqua. Ma che impostata quellamente fuori d'acqua. Va bene. Allora, dobbiamo proprio migliorare. Madonna, che casino. Dobbiamo muoverli in ordine, ragazzi, questi tubi. Premeli in ordine questi interruttori per riuscire ad arrivare ad Azzurra, quindi. Allora, adesso passo di qua. Premetti i pulsanti per fermare l'acqua, ma fa attenzione, devi farlo nell'ordine giusto. Infatti, non l'ho premuto prima per un motivo. Emilia, questo è il nome della regione Emilia Romagna. Crepi. Ha fatto sto verso, no? Foglia magica. A suon di foglie magiche questa palestra. L'ultima, la prima era a suon di ritoccare. Questa foglia magica, brutto colpo pure. Bravo George. Corpus, continua. Un altro granchio, della terza generazione invece. Un granchio più goffo, ecco. Che differenza c'è tra questo granchio? Ah no, aspetta, sapete forse quanto la differenza. A parte la difesa di goffaggine e degenerazione, poi probabilmente Krabby è ispirato ai granchi giapponesi, quelli che si vedono, quelli giganti. Che hanno anche le chele lunghe, le braccia lunghe, eccetera, eccetera. Invece Coppice è ispirato forse più di un granchio classico, perché c'ha le chele attaccate alla faccia. Pff, ho perso completamente la bussola, non sapevo più che strategia adottare con te. Basta, fa parte tutte le basse frasi, ti prego. Va bene, comunque va bene essere prima giallo e poi rosso. Prima giallo e poi rosso perché, esatto, altrimenti qui non passavo con l'acqua.
Adesso qui dobbiamo finire con l'aprire l'acqua blu, i tubi blu e lasciare così quelli gialli. Sfida questa intanto. Oh no, sei arrivato fin qui, adesso vorresti lottare con me? L'idea era quella, signorina Amelia. Sapete, dopo vado a regolare il volume dell'audio perché... Cioè, mi serve che qualcosa sia più basso, qualcosa più alto. Tra l'altro non so il livello del boss di questa palestra, ma presumo proprio che George lo abbia già superato abbondantemente, livello 28. Chutol, Chutol, vai avanti, vai avanti. Non mi ricordo chi sia. Ah, è la tartarughina. Che è pronta, ecco lo sguardo poi di questo cielo. È molto più bello quando si evolve in Adamantat, cioè non si chiama Adamantat la sua evoluzione, ma mi ricordo la Adamantat di Final Fantasy, ok? Ed è molto più figa. Che potenza! È naturale che tutti i Pokémon ci abbiate sconfitto. Allora signorina, grazie per i complimenti, ma adesso io apro il menu qui con X. Vado su opzioni. No, aspettate un attimo. No, aspettate un attimo. 8, 8, 8. Piuttosto, c'è volume al massimo qua. Ecco fatto. E abbasso il volume della televisione così perlomeno non... Almeno facciamo un attimo riprendere fiato alla televisione qua, poverina. Allora, adesso vedete che devo, però adesso devo. No, ci ho ripensato, ragazzi, rimetto tutto quanto a 8 che qui è troppo alto, ho abbassato a 14. Posto. Sono impensato, raga. Così punto. Non cambia niente. Ecco, quello è il pezzo che mi ho impallato la prima volta. Perché gli unici che ti servono da liberare sono i giallo e il blu, capito? Quindi... Vabbè, comunque adesso devo passare di qua. Ecco, dovevo... No, se mi sono ricordato adesso, i gialli devono restare così come sono adesso. E adesso devo spegnere i blu. Perfetto. Che finiamo in centro. Ecco fatto. Uscita di scena, salendo per la scalinata principale. Perfetto. E si passa alla sfida finale. Qui, Giorgia, già full vita. Ok, salva. Vai. Forse azzurra ci dà più filo da torcere, ma visto che usò lo starter, forse no. Vabbè. In ogni caso, signori, mi sono dimenticato di leggere la sua card. Vabbè, sti cazzi, la leggeremo dopo. Bello sposto dell'acqua fresca. Vai, benvenuta a Sfida Palestre. Ci siamo già conosciute, ma lascia che mi presento ufficialmente. Io sono Azzurra. Mi spiace che ti sia dovuta disturbare a cercarmi. Modestamente parlando, la missione del mio studio è piuttosto ostica. Eppure tu sei riuscita a superarla. Questo dimostra la tua arguzia. Tuttavia, io e i miei Pokémon manderemo a monte tutte le strategie che escogiterai.
Si alza le voci che fa anche per. Vai, tre Pokémon. E la Madonna, che estetica. No, ho letto la lore, ma mi ricordo. No, ho letto la card, ma ricordo che lei c'ha la lore di essere una modella. Quindi, vabbè, che sia atletica poi. Vabbè. Livello 22 Goldin. Ok, partiamo bene lo stesso. Arrokuda, vai, continua, continua. Livello 23, signori. Vogliamo farla durare un posto combattimento? Dai, amo stoccata. No, neanche volendo. E siamo già alla fase 3. Va bene, il prossimo è Dreadnought, eccolo lì. L'evoluzione di Chewtor, che dal nome ricorda più Dreadnought che Adamantat, ma vi assicuro che Adamantat mi resta un solo Pokémon. Ma è la pelle più brillante della mia squadra. Con quali occhi me lo sta dicendo? Che vi dicevo? Vai, sapete già tutti cosa sta per accadere. Dynaflora e via. Mamma mia, ragazzi, quanto è gasato. Dreadnought inonda lo stadio con la potenza traboccante del Dynamax. Sono stato un po' fuori tempo, però ho letto tutto, almeno quello. Riuscirà già a buttare giù questa tartarugone in un colpo? Non lo so. Livello 24. Attenzione, signori, one shot! Primo one shot, tra l'altro, in una palestra col Dynamax. Calcio ardente vuole parlare Typhoon, e che cazzo di calcio è? Un tipo fuoco, precisione 90, potenza 85, probabile brutto colpo, può anche scottare. Via fuoco all'energia, va benissimo. Adesso impara tutte Typhoon, mosse di tipo lotta, ora che sei evoluto. Soprattutto in un tiratore di calci seriale, un lottatore che tira calci seriale, impara tutte le mosse di calci. E signori, vinciamo brillantemente con George, la sfida! Dai, gioca, non devi sperare. Io e i miei Pokémon migliori sono stati trascinati via dall'impeto della tua potenza. Hanno sbagliato un sacco di errori di battitura, invece che della ha messo dalla e non ha messo la I prima di miei. Non posso crederci! Non posso fare altro che ammettere il tuo talento. Durante la squadra avete lo spirito necessario per affrontare tutti gli ostacoli che vi troverete davanti durante la sfida delle palestre. Sono sicura che il vostro impegno vi guiderà dritti alla lotta contro il campione. Meritate appieno il titolo alla medaglia di questa palestra. E aggiungiamo al cerchio la medaglia acqua. È la medaglia acqua? La medaglia. Ora peccatore poco fuori a livello 30, sì. Ora dovrei affrontare il capo palestra di tipo fuoco. Sono sicura che sarà più che felice di mettere alla prova la vostra forza. Non farei mai tempo a vederlo, purtroppo è questo il tipo di episodio, mi sa. Comunque, Giada, sei riuscito a sconfiggere Azzurra, complimenti! Per festeggiare vorrei regalarti questa MT, che è Mulinello. No, grazie. Cioè, non la insegnerò a nessuno, però grazie, ecco, per 4-5 turni può far male avversario. In più, ecco, ti un omaggio, una replica della divisa della nostra capo palestra. La divisa acqua, prevedibile. Se siete riusciti a ottenere la medaglia acqua, vuol dire che avete un grande potenziale, vi terrò d'occhio. Da qua dentro. Che sfida intensa! Bella sfida! La tua squadra è davvero interessante, sai, mi intriga. Buona fortuna con la sfida delle palestre. Allora, impegniamoci tutti del massimo. Vi ricordo che la protagonista nella prossima palestra sarà Tina.
Hai detto che ti chiami Giada, eh? Me lo ricorderò. Come fa lei adesso arrivata fin qui con un Blibag? Che bello, come sono felice di essere una tua fan! Ma lei non è l'allenatrice. Ah no, aspetta, che ci penso, lei non è l'allenatrice, mister. Non è uno sfido a palestra, non è una divisa. È un'allenatrice e basta. Ah sì, è vero, dobbiamo andare dal presidente Ross. Il presidente ti aspetta di calci futti di mare. Eccoti alla sua casa della Lega Pokémon, così lo riconoscerai facilmente, non farlo attendere. Ah, ci vado da sola? Il presidente Ross non ama procrastinare gli impegni. Ti aspetta al ristorante Frangifrutti di mare, non farlo attendere. Va bene, signorina. Allora. Salviamo signori, fermiamo l'episodio, nel prossimo episodio leggiamo la card di Azzurra, poi del Presidente Rose e poi andiamo a parlare con quest'ultimo appunto al ristorante. Ci vediamo più tardi.